La festa di Santa Teresina del Bambino Gesù ci porta a tante riflessioni. Non dobbiamo innanzitutto pensare che Teresina di Gesù è quella Teresina che noi immaginiamo. È una Teresa che ha dovuto combattere ed è grande non perché era la Teresina del Bambino Gesù, ma perché era Teresa che aveva combattuto, si era immolata sulla croce e nella contemplazione si era trasformata in Cristo Signore e si era offerta vittima per tutta la Chiesa. Per questo è grande. E che attorno a lui si è creato un alone che ha svisato la sua figura. Non è quella che viene detta, non è quella che viene celebrata, è un'altra, una santa che ha dovuto lottare con tutte le passioni, che ha dovuto lottare contro il demone che le voleva fare disperare fino alla morte. È una santa che può assomigliare più a San Francesco di Assisi che ad altri. E la sua infanzia spirituale non è il punto di partenza, ma è il punto di arrivo. Dietro c'è una conversione, frutto di rinnegamento interiore. È per questo che qui l'antifona, che noi leggiamo alla comunione della sua festa, si ricorda il testo del Vangelo: se non vi convertirete e non diventerete come bambini. Cioè, il diventare bambini, cioè dipendenti da Dio, come il bambino è dipendente da Dio, il bambino è dipendente dai genitori, nel bambino non urlano le passioni, c'è un lungo cammino, un lungo cammino di spogliamento, di svuotamento, di rinnegamento continuo, è il cosiddetto cammino della conversione. Si nasce vecchi e si muore bambini, per cui Teresina era nata vecchia come noi, ma attraverso la conversione diventò bambina e ancora noi non siamo diventati bambini. Forse siamo rimasti un po' vecchi, come siamo nati. L'infanzia spirituale è frutto di una conversione profonda. Dalla vecchiaia si passa all'infanzia attraverso un cammino a ritroso in cui si smantella l'uomo. Si smantella l'uomo carnale, si smantella l'uomo razionale, per arrivare all'uomo spirituale, creato secondo giustizia e verità dallo Spirito Santo. La famiglia in cui era nata è una famiglia idilliaca, quattro sorelle e suore. Ma ci illudiamo che era una famiglia idilliaca, era una famiglia che la fece soffrire sua madre, la fece soffrire suo padre, cioè soffrì tremendamente per sua madre, ma soprattutto per suo padre. Per cui liberiamoci dai facsimili, dalle strutture che sono create attorno ai santi, che sono false. Teresina era tutt'altra di quella che noi leggiamo nei libri. Opera dello Spirito. Ma prima di diventare Teresina del Bambino Gesù, dovette lottare, annientarsi, superare le prove
che il buon Dio le diede nella famiglia, le prove che le diede nel monastero, le prove che le diede nella sua stessa natura. Si rovinò la salute a furia di lottare e si consumò a 24 anni, tormentata dalla tisi. In questo contribuì la lotta che dovette sostenere. Chiediamo al Signore, per intercessione della Santa, che anche noi ci convertiamo. Convertirsi. Convertirsi è cambiare. E ritrovarsi diverse da come eravamo. Ora, se il rinnovamento non ci ha rinnovati, siamo dei falliti. Un gruppo di falliti. Ma il buon Dio ha pietà di noi e ci viene incontro. E sul nostro fallimento deve fabbricare la vita nuova, se noi vogliamo, se noi prendiamo atto di essere dei falliti. Allora il buon Dio, vedendo la nostra verità, l'amore alla verità, vedendo che noi riconosciamo il nostro essere nulla, allora il buon Dio, vedendo le premesse, vedendo questo fondamento, ricostruirà il nuovo uomo. E quello che si dice dell'individuo va detto della comunità, va detto del gruppo, che deve essere ricostruito spiritualmente di sana pianta, una costruzione di Dio, il cui fondamento è il rinnegamento totale e la cui costruzione è fatta nella carità, con i blocchi di pietra smussati, segati, squadrati dallo Spirito di Dio. Una costruzione solida, non di paglio o di fieno, non di mattoni costruiti con paglia e fieno, ma con pietra viva. Sarà una lunga opera di ricostruzione che lo Spirito deve compiere e compirà. Se noi riconosciamo di essere ancora zero, se tendiamo le mani a Lui per dire ricostruisci mio Signore, perché sono un fallito, perché non sono cambiato, soltanto una patina io spasso su di me, come dice il profeta Ezechiele, capitolo 13. Ecco questo muro intonacato, in cui l'intonaco copre le falle, cadrà e sarà decostruito il nuovo muro con nuove pietre fabbricate dallo Spirito. Chiediamo al Signore di rifabbricarci, di fare di noi le pietre nuove, pietre vive inabitate dallo Spirito, e chiediamo che sia Lui a rifabbricarci, a rimetterci nella costruzione, nel posto da Lui voluto. Chiediamo al Signore che tutte queste pietre, dopo lo scarto che dovrà essere fatto dagli angeli, siano cementate queste pietre con la malta della carità, perché la costruzione sia solida, una costruzione che diventi il Tempio di Dio, dove non c'è posto per tutto ciò che non è di Dio, dove tutti gli idoli
devono essere spunti, dove deve dominare la purezza della vita, perché in questo tempio risuona la lode del Signore e si celebra la grandezza di Dio. Questo noi ci auguriamo, ed è per questo che questo primo giorno del mese d'ottobre io consiglio di entrare in penitenza per un mese intero, con digiuni, preghiere, astinenza, per implorare la grazia di Dio. Un mese di penitenza. Soltanto dopo questo mese di penitenza noi ci presenteremo a Dio spogliati di noi stessi e domanderemo a Dio di ricostruirci secondo il suo progetto per formare il suo gruppo, il gruppo che canti le lodi del Signore con la bocca e con la vita. Amen. Signore, ci presentiamo questa sera a te, ci vestiamo di cenere e di sacco e ti chiediamo di cantare il nostro funerale, il funerale alla nostra superbia, alla nostra vanagloria, al nostro prestigio, ed intessere una danza sulla nostra morte, sulla morte dell'uomo vecchio, perché trionfi in noi l'uomo nuovo, rinnovato dallo Spirito. Ti chiediamo, Signore, la novità della vita. Ti chiediamo di poterti lodare e benedire. La tua lode sia sempre, Signore, sulla nostra bocca, e sia la nostra vita a lodarti e benedirti. Ti chiediamo, Signore, di essere il popolo nuovo che cammina lodandoti e predicando che tu solo sei il Signore. O Signore, è con questa visione che noi iniziamo questo nuovo anno 1998, l'anno dello Spirito, il trionfo dello Spirito sulla carne e sulla ragione. Vogliamo sacrificare allo Spirito la nostra carne e la nostra ragione, perché trionfi la fede e che la nostra carne e la nostra ragione siano di piedistallo alla fede. Trionfi in noi il tuo Spirito, nell'albero della nostra vita fruttifichi, non più la gelosia, l'astio, l'impurità e tutti gli altri frutti della carne, non fruttifichi i sentimenti umani, della ragione umana, dell'astuzia, del calcolo, dell'interesse, ma fruttifica lo Spirito, la pace, l'amore, la gioia, la bontà, la benignità, la mitezza, il dominio di noi stessi. Fruttifica l'amore. E per questo, Signore, che questa sera noi innalziamo a te la nostra voce, il nostro canto, apriamo il nostro cuore perché tu ci ricostruisca come cantatori della tua lode, tu ci ricostruisca come popolo nuovo che canta le tue lodi, in modo che qua dentro si ode soltanto la lode, non il mormorio degli uomini e neanche il vento avvelenato del serpente. Trionfi, Signore, la tua lode, la tua gloria,
l'espressione del popolo nuovo, rinnovato. Trionfi la luce sulle tenebre, trionfi la salute sulla malattia, trionfi la vita sulla morte. Lode e gloria a te, Signore. Grazie, Signore, di questo testo, perché racchiude i grandi momenti dell'unico precetto, le due grandi facce dell'unico comandamento, l'amore a Dio con tutta la mente, tutto il cuore, tutte le forze, e l'amore al prossimo. E da questo amore al prossimo che noi saremo riconosciuti discepoli tuoi. Lode e gloria a te, Signore. Questo testo, l'immagine del vasaio, quello sul vaglio. O Signore, tu stai attento alla nostra condotta, tu puoi distruggere e riedificare, se noi ci decidiamo con la tua grazia a compiere il bene, anche che tu hai mostrate la tua ira contro di noi, i propositi di distruzione, tu resiste ed edifica. Oppure se tu hai dato una benedizione e poi noi ci comportiamo male, tu, Signore, ci tratti secondo la nostra condotta. Con questo tu vuoi dirci che dobbiamo impegnarci a fare il bene, sia che tu ci hai detto cose dure per noi, sia che ci ha detto cose belle per noi, perché noi in ogni caso dobbiamo fare sempre il bene, o per confermare la tua benedizione, o per cambiare in benedizione la tua maledizione. Lodi e gloria a te, Signore. Signore, tu ci hai dato tanti testi che qui sono venuti su questo tavolo, se vogliamo leggere qualcuno, tu dici nel profeta Zaccaria: io salvo il mio popolo dalla terra d'Oriente e d'Occidente, io lo riconduco ad abitare in Gerusalemme, perché esse sia il mio popolo e io sia il loro Dio, nella fedeltà e nella giustizia. Però tutto questo dipende da noi,
della nostra corrispondenza alla tua grazia. Un altro testo dice che Gesù entra nel Tempio e lo purifica, scacciò tutti quelli che erano intenti a comprare e a vendere, rovesciò i tavoli dei venditori e disse: la mia casa è chiara di preghiera, ma voi ne avete fatto una speronca di ladri. Signore, tu ci richiami alla santità del Tempio, alla santità del luogo. Questo è il luogo santo, luogo di preghiera, che non deve essere profanato con azioni immonde, che deve essere conservato nella santità dei costumi. Per cui ti chiediamo di mettere al bando quelli che sporcano questa tua dimora, coloro che agiscono male siano espunti da questo luogo. E ti chiediamo, Signore, che qui non si mercanteggi, ma qui si preghi, e qui non si sparli, ma si parli a te, e si narrano le tue meraviglie, le tue opere, non le opere degli uomini o le opere del maligno. Signore, purifica questa casa, espungi questa casa, in modo che in questa casa ci sia la bellezza della purezza cristiana, nei pensieri, nei sentimenti, nelle azioni. Ti chiediamo che questa casa risuoni soltanto delle tue lodi e della narrazione delle tue meraviglie, e si seccano le labbra quando si vuole parlare delle opere degli uomini o delle opere cattive, perché questo è il luogo di preghiera, luogo di lode. Non c'è posto per narrare le cose che non appartengono a te. Lode e gloria a te, Signore. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e poi nella carne il suo sostegno. Egli è come un tamerisco nella steppa. Quando viene il bene non lo vede. Dimora in luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedine dove nessuno può vivere. Io parlo più fallace di ogni altra cosa, il cuore è difficilmente guaribile. Chi lo conosce? Però io, il Signore, scruto la mente, saggi i cuori, e rendo a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni. Ti ringrazio, Signore. Tu paragoni il buono all'albero che riceve acqua dalla corrente di acqua del fiume, e paragoni il cattivo a un albero che intristisce nel deserto perché non ha acqua. Ma poi ci dice che il cuore dell'uomo è insondabile, che nessuno lo conosce, ma tu puoi guarire il cuore dell'uomo. E ti chiediamo allora, Signore, di guarire il nostro cuore, perché nel nostro cuore possa germogliare la vita, dal nostro cuore possa uscire l'albero buono, irrorato dall'acqua del tuo spirito, e non dall'albero cattivo che intristisce perché non ha l'acqua del tuo spirito. Lode e gloria a te, Signore. La cura ni moia, la kira nuga ni raya ni kosharo, shara nuga nuga maranu danu, na yaru ni mohona yura raya ni sharano, eru ali ni niyana nama kuti kose, Niyari niyarana yune kuyurasu Sterakana yuti namasuro yinu Maluri na yuani yinu Anure nuanye bharani shan
60 di Isaia. Stranieri ricostruiranno le tue mura, i loro re saranno al tuo servizio, perché nella mia ira ti ho colpito, ma nella mia benevolenza ho avuto pietà di te. Le tue porte saranno sempre aperte, non si chiuderanno né di giorno né di notte, per lasciare introdurre da te le ricchezze dei popoli e i loro re che faranno da guida. Signore, tu prometti un futuro di speranza. Ecco, le nostre mura saranno ricostruite, saranno fortificate, allargate, perché le ricchezze dei popoli debbano affluire in questo luogo. Signore, noi ci auguriamo che questa tua parola trovi rispondenza nella verità. Ma dipende, come diceva il profeta Geremia, dipende da noi. Noi vogliamo comportarci bene, vogliamo corrispondere alla tua chiamata. Questo luogo, Signore, sia un luogo di preghiera, un luogo dove conveniamo per lodare e benedire te. Lungi, o Signore, da questo luogo tutto ciò che ci allontana da te, tutto ciò che ammorba questo luogo con parole, con sentimenti, con opere cattive. Signore, questo luogo è il luogo tuo, la tua casa, la casa di preghiera, e ti chiediamo che tutti conveniamo in questa casa di preghiera per lodarti e benedirti. Lode e gloria a te, Signore.